Ciao ragazzi, benvenuti in questo fantastico nuovo video. Oggi vediamo assieme come fare delle favolose rose con la sac à poche fatta interamente di sapone. Come avete visto nella ricetta, ci servono un po' più burri rispetto al solito e rispetto alla quantità di oli, quindi vi consiglio di acquistare come al solito la tannica da 5 litri di olio di cocco raffinato, che è ottimo per fare saponi, nei link che vi lascio sotto in info box. Tanto vi dico, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, ricordate di premere la campanellina per essere avvisati da YouTube quando esce il mio nuovo video. Allora ragazzi, come avete visto nella ricetta, servono molti burri per fare questo tipo di sapone. Quindi olio di cocco nel caso della ricetta che vi ho dato. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a acquistare su Amazon o su eBay la confezione di 5 litri di olio di cocco raffinato, che è ottimo per far saponi ed è un prezzo veramente stracciato in confronto a quello che si trova tipo alla Coop o ai supermercati. Come mica cosmetica userò questa qui rosa, potete anche non metterla, poi alla fine vi farò vedere come colorarlo in un modo alternativo rispetto alle classiche miche inserite alla traccia. Ho costruito con uno stuzzicadenti da spedino e del cartoncino questa base rotante, perché ci servirà a poterla girare, e ho appiattito il beccuccio di una sac à poche in modo che sia così piatto, vedete? Sac à poche più piccola che potete, comunque non riempitela tanto, anche se l'avete grossa, perché dovete lavorare con una sola mano e quindi vi serve che non sia troppo pesante. Bene, aspettiamo che le temperature arrivino sui 42 gradi per unire assieme la parte liquida e la parte grassa. Poi vi farò vedere la consistenza che deve avere prima di metterlo nella sac à poche. Sia la parte liquida che la parte grassa sono a 42 gradi, le uniamo assieme, andiamo di mini pimer. Questa volta non vi dico traccia leggera perché dobbiamo arrivare a una bella traccia. Ok, prima di proseguire mettiamo la mica cosmetica. Adesso dobbiamo attendere che il sapone si addensi abbastanza per poterlo inserire nella sac à poche e fare le rose. Un po' come avevamo visto quando abbiamo fatto i cupcake alla cannella. Se non avete visto il video, vi lascio qua in alto il link, andate a vederlo perché è veramente molto bello. In più il sapone fatto così non è un sapone montato come si vede di solito su internet, ma un sapone normale che viene anche meglio del sapone montato quando si usa la sac à poche. A dopo! One eternity later. Eccoci ragazzi, allora questa è la consistenza che deve avere il sapone, vedete? Se passo la spatola i bordi non colano e tengono la forma, quindi è perfetta per fare le rose. Ok ragazzi, allora, non ho i guanti, direte voi, sì lo so, è un casino fare queste rose con i guanti. Bene, stendiamo una piccola quantità che servirà da supporto per la rosa. Poi incliniamo la sac à poche e iniziamo a fare il bocciolo. E andiamo con i petali. Ok, direi che può essere sufficiente.
Bene ragazzi, sono passate 24 ore, le rose si sono asciugate, sono venute discretamente e adesso le stavo colorando con l'amica per dare sfumature, un po' di sfumature un po' più belle. Quindi prendo dell'amica, ho le mani tutte sporche di mica, scusate, ma mi è scoppiato in mano un sacchetto. Prendo dell'amica rossa, ci metto dell'alcol isopropilico o dell'alcol quello 96%, quello per fare i liquori. Prendo un pennello e lo diluisco e lo passo sulle rose. Bene, quindi se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per attivare le notifiche e essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video e noi ci vediamo martedì prossimo con un altro video. Ciao ciao!